Dopo l'infermiere che aveva preso servizio nei giorni scorsi, alla casa di riposo di Saltara arriveranno altri due operatori albanesi. Atterrati ieri sera all'aeroporto di Roma, sono stati accompagnati oggi a Colli al Metauro e presto affiancheranno il personale della struttura. Il sindaco Stefano Guzzi aveva chiesto più volte un intervento immediato a sostegno della casa di riposo gestita dalle suore adoratrici del Sangue di Cristo. Sindaco, nella struttura ad oggi quanti decessi si sono registrati a causa del coronavirus? Attualmente 12 decessi purtroppo, tutti quanti ricoverati a Pesaro e sono venuti a mancare in diversi giorni già dalla settimana scorsa, purtroppo siamo a 12 anziani. Ecco, più volte lei ha fatto presente anche la grave carenza del personale sanitario, medici e infermieri, giusto? Sì, lì è avvenuto tutto dopo la metà di marzo, anche quando io sinceramente speravo che la cosa non dovesse avvenire, perché lì è un istituto gestito da suore privato e loro avevano chiuso tutto alle visite, eccetera, si erano completamente isolati fin dalla fine di febbraio. Speravo che questo non dovesse accadere, purtroppo invece poi il virus in qualche modo è entrato. E da quel momento ci sono state tutta una serie di ricoveri. E purtroppo ci sono malati anche alcuni operatori, di conseguenza è stata una fase fino a una settimana fa molto drammatica, perché proprio c'era carenza di personale. E adesso da mercoledì scorso è arrivato, su mia richiesta ma anche su richiesta ovviamente dell'istituto stesso, un operatore, un infermiere mandato dalla Croce Rossa, che è arrivato da Caserta e che noi ospitiamo come amministrazione comunale a Calcinelli, e da stanotte sono arrivati altri due infermieri dall'Albania tramite la protezione civile. Non hanno, credo, ancora in queste ore preso, diciamo così, possesso del posto di lavoro, ma sono già arrivati, anche questi sono ospitati da noi sempre in un agriturismo Calcinelli. Io ho scritto molte volte all'ASUR chiedendo i tamponi, chiedendo il personale, chiedendo attenzione, e devo dire che l'ASUR ha fatto più volte dei sopralluoghi, ha dato delle indicazioni su come dividere gli spazi all'interno. Ecco, diciamo che c'è stata un'attenzione dall'ASUR dopo che io con forza l'ho richiesta e portata avanti. Ecco, in generale invece qual è la situazione a Colli al Metauro? Colli al Metauro la situazione nel territorio è più o meno al pari di tante altre realtà. Ci sono attualmente una serie di casi, ci sono diversi guariti, ma devo dire che ci sono anche alcuni casi nuovi proprio degli ultimi giorni, e quindi non è un qualcosa da sottovalutare, non è il momento di abbassare la guardia. Ci sono una serie di positivi, fortunatamente non ci sono attualmente casi gravi nel senso in pericolo di vita, ovviamente escludendo la casa di riposo, lì la situazione come sappiamo è più drammatica, ci sono ancora persone ospedalizzate abbastanza gravi in maniera seria, speriamo che non avvengano altri decessi, il territorio invece è abbastanza sotto controllo, grazie al lavoro anche dei medici di famiglia, di chi monitora continuamente la situazione.